Parliamo di... Vi faccio la recensione di Anthropophagus 2. Sapete che cos'è Anthropophagus? Magari qualcuno non conosce il film originale. Joe D'Amato. È un film di Joe D'Amato dell'80 forse. Quello che si caga addosso le budella. Sì, questa è diciamo la sinossi di Stefano, che non è male, devo dire, una sinossi molto intrigante. Ho letto la tua recensione giusto oggi. Grande, grande, mi fa piacere. Allora, vi faccio vedere, prima di parlare di Anthropophagus 2, vi faccio vedere il trailer di Anthropophagus di Joe D'Amato, perché vi voglio mettere nel mood. Sentite che musica assurda. Allora, questo è un trailer di 3 minuti e io non posso aspettare 3 minuti qua, il tempo è denaro. C'è un gruppo di turisti che finisce su un'isola e in quest'isola c'è un antropofago. Che cos'è un antropofago? È una persona che si nutre di carne umana. E questo antropofago li perseguita e li mangia. Mi sembra un'idea molto bella per un film. All'epoca andavano molto e il film è estremamente violento. Se non volete spoiler su sto film, tappatevi le orecchie. Perché vi voglio dire una cosa riguardo Anthropophagus, che riguarda la genitorialità, cioè il tema del padre figlio, madre figlio, insomma, dell'essere genitori, della nascita. In questo bellissimo film, che è anche un po' trash. Un bel po' trash con delle musiche disturbantissime e scene gore. C'è una famosa scena che vi faccio vedere. Adesso tagliamo corto perché questo è un trailer di 3 minuti. È più che un trailer, è un sunto. Qua si vede un po' l'antropofago. Allora, in questo film c'è una scena molto forte per quegli anni, che vede, io non ve la spoilero perché l'inizio del film dopo parte anche da quello, per cui mi spiace spoilerarvelo, però non è una cosa a livello di trama, che dove l'antropofago estrae da una donna incinta, estrae contro la sua volontà il bambino, che è molto incinta lei, quindi siamo alla fase finale, lo estrae e se lo bagna, e se lo magna davanti a lei e davanti al padre sanguinante. È una scena di una violenza incredibile, cioè veramente una roba tremenda, tremenda. Io penso che quella scena lì sia la cosa più forte del film. E poi c'è un'altra scena molto importante dove l'antropofago si mangia le sue stesse budella. Cioè, talmente antropofago che mangia se stesso. Cioè, è anche molto. Ha un grande appetito come antropofago, se la cava piuttosto bene. È uscito un film che inizialmente non doveva essere un seguito di Anthropophagus 2, ma poi è nata l'idea di fare questo sequel. È uscito un film, ho scritto la recensione sul blog, sul mio blog, non apete questo blog.it, l'ho intitolato Il cannibalismo diventa all you can eat, anche se anche già il primo film era abbastanza all you can eat. Ma questo devo dire che ci va giù bello pesante, questo seguito. Vi faccio vedere velocemente un trailer che ha una durata molto più umana, che è 1 minuto, di Anthropophagus 2, di Dario Germani. Sei qui, lo so che sei qui. Benvenute nella vita in un bunker antiatomico. Polly diceva la verità. Devi fare come ti dico. Allora,
Alla fine si vede l'antropofago. Allora, il film è un film comunque del frangente cinema indipendente, cioè non stiamo parlando di un film che ha milioni di dollari da mettere in campo, però è un film fatto bene con una bella fotografia, una bella qualità delle immagini, pieno zeppo di belle ragazze che sono state scelte attrici, che sono state scelte per essere, diciamo, la carne da macello, perché alla fine il plot, diciamo, la storia di Anthropophagus, quello di Joe D'Amato, che qualcuno si chiederà, ma Joe D'Amato chi? Quello che faceva i film porno? Sì, in realtà ha fatto, diciamo che ha fatto, è diventato anche famoso perché poi si è messo a fare i film porno, ma in realtà lui ha fatto anche dei film horror molto fighi, tra cui per esempio, vabbè, Anthropophagus, ma uno ancora, un film sicuramente molto più bello sotto tutti i punti di vista, è Buio Omega. Un film sulla necrofilia, insomma, gli piacevano questi temi un po' così, però devo dire che è un film molto 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 interessante, Buio Omega, ve lo consiglio. Il plot è un gruppo di turisti che va su un'isola e si fa magnà. E qua non è che cambia, cioè lo spirito del primo film, cioè quello del classico dello slasher dove un gruppo di persone viene trucidato e rimane lo stesso. In questo caso abbiamo un gruppo di studentesse che per una tesi di laurea passeranno un weekend in un bunker antiatomico vero e in questo bunker scopriranno di non essere sole e quindi verranno trucidate. Il film si rifà per le tematiche a quello di Joe D'Amato, quindi uno slasher semplice con una storia semplice e che riprende i temi della genitorialità, perché appunto anche nel film di D'Amato ci sarà, ma non ve lo spoilerò perché secondo me è la parte più bella del film, al di là della forza di alcune immagini, è proprio il motivo per cui lui diventa antropofago. E verrà svelato con un flashback alla fine del film. E questa è una parte molto bella del film di D'Amato, il primo Anthropophagus. In questo film si riprende il tema della genitorialità e il film parte proprio con una donna che è imprigionata in una sorta di dungeon, una sorta di luogo appunto seminterrato, no? Poi scopriremo che cos'è. Dove le viene appunto tolto il bambino alla nascita e dato da mangiare a un antropofago. Quindi ritorna il tema della genitorialità e io credo che questo sequel sia un sequel molto intelligente perché riesce a prendere due temi importanti, cioè lo stile narrativo dello slasher semplice e anche però il succo poi della storia di Anthropophagus e riportarlo e farne un seguito, quindi non è un seguito che in realtà ha dei collegamenti parentali tra personaggi, o almeno non credo, ma è semplicemente un seguito del tema. Il tema è quello e viene ripreso nel film in modo intelligente. Il film è girato bene e ha, oltre gli aspetti più interessanti sono sicuramente la regia e la fotografia che sono belli e gli effetti speciali. Ragazzi, gli effetti speciali sono meravigliosi. Roba così è difficile trovarla anche in produzioni molto grosse. Non è un caso che a occuparsi degli effetti speciali ci sia David Bracci che ha già lavorato in tantissime produzioni, tra cui anche i set di Dario Argento. Quindi un bel po' di esperienza c'è, ma qui veramente, cioè, vediamo roba pazzesca fatta strabene. C'è una quantità di omicidi, amputazioni, sbudellamenti, ammazzamenti che supera di gran lunga il film di D'Amato, l'originale Anthropophagus, proprio lo supera di gran lunga. Anche se c'è da dire che quell'atmosfera torbida, malata, qua c'è, ma non raggiungerà mai i livelli del primo, perché
Un po' perché quei film là, non solo quelli di Joe D'Amato, ma un po' in generale tutti quei film di quell'epoca del cinema horror italiano avevano quel sapore veramente sudicio, che non so come cavolo riuscivano a dare, bisognerebbe stare un attimo a ragionarci, però erano proprio sudici, i film di Fulci, cioè davano proprio un senso di morte, di funereo, di sporco. Oggi i film sono sporchi, ma sono sporchi per finta. Questi film, invece, i film degli anni Ottanta del cinema horror italiano sono sudici, sono sporchi di vero sporco, non so come dire. Almeno questo è ciò che sembra. Nonostante ciò, comunque, è un film bello forte, bello efficace e secondo me raggiunge il suo obiettivo, cioè quello di essere un film slasher che dà soddisfazione a chi vuol vedere gli ammazzamenti, chi vuol vedere un film malato sugli ammazzamenti e con un filo di storia dietro, perché c'è anche una storia pure qua, quindi un risvolto alla fine c'è, una spiegazione c'è e questo dà un senso a tutto. Il protagonista, il mostro, l'antropofago, è molto carino come è realizzato, ricorda un pochino nelle sembianze Tre Dita i Licker, che è il personaggio di Wrong Turn. Questa è una mia impressione, cioè a me ricorda lui, ricorda proprio un freak come in Wrong Turn. E questo mi ricollega a un'altra cosa che voglio dire riguardo allo stile, cioè che sì, è vero, sono stati presi i temi di Gio D'Amato, sono stati presi lo stile, le cose, il mood, però è vero anche che si vede tantissimo che questo è un film, penso volutamente, che vuole portare tutte le influenze ricevute dal recente cinema, slasher, torture porn, più recente, quindi questo secondo me è una cosa positiva. Perché fare un film per fare il seguito, per accontentare i fan, eccetera, no. Diciamo che è stato usato il tema per fare qualcosa di personale e nuovo. Per cui, secondo me, l'operazione è riuscita. L'unico difetto di questo film, e mi dispiace dirlo perché in realtà è un difetto a metà, riguarda la recitazione, nel senso che gli attori e le attrici mi sono sembrate molto in grado di gestire la parte recitativa, espressiva, corporea, di espressioni, proprio di interpretazione delle scene, dei personaggi. Ma ho trovato un po' zoppicante il doppiaggio, e il doppiaggio è un punto molto importante perché comunque sentire diciamo delle incertezze nella recitazione del doppiaggio può dare un po' di difficoltà alla fruizione, può rendere difficoltosa la fruizione. Questo è un peccato perché il film è recitato in lingua inglese. Da quello che ne so, e io ho visto in anteprima una versione col doppiaggio in italiano e avrei preferito il contrario, invece vedere una versione in inglese, magari sottotitolata. Sono, e questa è una mia assoluta supposizione che non ha nessun valore in quanto non lo posso sapere finché non lo vedrò, sono convinto che la recitazione sia migliore, cioè la recitazione sia migliore in inglese, perché ho visto comunque una recitazione convincente e sono abbastanza sicuro che sentendo le voci della recitazione in presa diretta dovrebbero essere più convincenti, ma è una mia sensazione. Detto ciò, non è semplice, cioè, e non è scontato che un attore sappia recitare, ma abbia delle difficoltà magari a doppiarsi, cioè renda un po' meno se deve doppiarsi, perché non è detto che sia proprio per tutti. Ogni attore probabilmente ha le sue peculiarità. Questo è un discorso generale, non è riferito a nessun attore singolarmente. Diciamo che preferisco fare un discorso generico. Comunque, in generale, il livello è abbastanza
abbastanza buono, però non è così, cioè non è un difetto così invalidante per il film. Semplicemente è una nota stonata, secondo me, ma non assolutamente, diciamo, sotto la sufficienza, ecco. È da considerare comunque che è un film indipendente, quindi va giudicato anche in questi termini. In generale, comunque, il film per me è strapromosso perché risponde appieno a quelli che secondo me erano gli obiettivi, cioè sfamare chi ama il cinema slasher senza nascondere o mettere gli omicidi, lo splatter. Il torture porn, e secondo me c'è anche un pizzico di volutamente, un pizzico di sensualità nel film, un pizzico di è resa in modo molto, molto interessante questa cosa, senza volgarità, ecco. È un film che riesce a essere, diciamo, fan service sul tema della sensualità, ok, dell'elemento sexy nel film senza essere sfacciato. È molto sofisticato in questo. Non so bene che tipo di distribuzione possa avere questo film, perché è molto violento e non credo che il nostro paese abbia molta apertura per questo tipo di cinema, però io spero veramente tanto che faccia qualche proiezione da qualche parte. Che trovi un ma penso che troverà tranquillamente un distributore o un video, perché è veramente un top film da questo punto di vista, perché comunque escono tanti film indipendenti e questo è al di sopra di molti da tutti i punti di vista, e quindi speriamo di poterlo avere anche in collezione in futuro. Spero di aver detto tutto riguardo Anthropophagus. Vediamo, c'è anche la mia recensione scritta. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire riguardo a, appunto, sempre al tema dei sequel, dei remake, eccetera, io penso che questa operazione che è stata fatta sia intelligentissima, e sono stra a favore, perché è un modo per far risorgere il nostro cinema, cioè prendere i brand famosi del nostro cinema, come fanno gli americani, cioè loro fanno soldi su tutto. Perché noi non dobbiamo riprendere i cartoni che abbiamo avuto e rifarci sequel e saghe sopra per poter far rinascere un cinema horror di genere italiano che appunto sfrutta questi brand per portare entusiasmo al cinema anche indipendente, ma non solo indipendente. Cioè, sarebbe veramente, veramente molto bello, e mi auguro che questa idea che appoggio totalmente possa ispirare altri cineasti e, insomma, produttori, registi, persone che vogliono fare film, a prendere proprio i brand del nostro cinema passato horror, perché secondo me ce ne sono tanti che si possono rispolverare e possono portare entusiasmo in questo genere. Questo è tutto quello che volevo dire riguardo ad Anthropophagus 2. Per chi vedrà questo video, perché taglierò il pezzo su YouTube, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento sul film e seguitemi soprattutto su Twitch.